Fabrica Latina.it almeno ce la devi fare, almeno dici come ti sei trovato. Ma in Puglia si sta benissimo in Puglia, quindi venite tutti in Puglia, come dice anche la canzone di Caparezza. Vieni a ballare in Puglia. Ieri sera avete mangiato a Gallipoli, abbiamo letto da qualche parte. Mare, mare chiaro. Mare chiaro, sì. All'Ermitage come si mangia? O cucina il vostro cuoco? No, abbiamo il cuoco che viene e ci cucina. Quindi mercoledì è una partita importante col Montenegro, fate affidamento su questo grande entusiasmo del pubblico. Sicuramente sì, speriamo insomma che come sempre quando abbiamo giocato qui a Lecce o comunque in Puglia la gente venga numerosa a sostenerci. Quindi per quanto riguarda questa formazione, cioè una partita da vincere rispetto a quella che era con la Bulgaria, magari il pareggio andava bene, da vincere per portarci naturalmente in alto verso la strada che porta in Sudafrica. Ma sicuramente sì, il nostro obiettivo poi mercoledì è quello di fare 3 punti, questo è quello che vogliamo, perché comunque vogliamo rimanere primi nel girone. Tu sei uno dei veterani, però come si diceva naturalmente l'inserimento anche dei giovani in questa nazionale è fenomenale. Sì, sono arrivati comunque giocatori importanti, giocatori giovani che hanno tanta voglia, quindi è un fattore più per la nazionale, quindi cercheremo noi vecchi di dargli una mano. In bocca al lupo. Grazie. Senti, lo sai che le scuole sono vuote stamattina? Sì. Le scuole di Galatina. Delegazione ufficiale. Pennarello. Grazie. Però. Sono brutta pure. Aspetti un attimo. Mamma mia, siete emozionati. Scusa, la pena, un attimo. Senta, ma non è che per la scuola, perché noi facciamo il discorso della non violenza negli stadi, sì. È possibile avere una maglietta da portare, grazie. Da tenere qualcosa, insomma. Dove ma non siamo noi, signora, purtroppo, che... Ahimè. Sì, ma non sapendo a chi rivolgerci. No, magari lo faccio presente a qualcuno della federazione. Un attimo soltanto, sì. Accompagno. Grazie Gianbrotto. Niente. Ciao. Grazie. Ahi, aspetta. Adesso basta, okay. Grazie davvero.